Valerio Rossi Albertini è pronto con il suo TG della scienza ed è pronto soprattutto a presentarci una novità, un super laser. Arrivo. Eccolo qua. Buono. Buongiorno. Oggi commenteremo in realtà un'unica notizia perché è di straordinaria importanza. Ci viene dalla California, dagli Stati Uniti. È entrato a regime, in pieno funzionamento, un nuovo strumento, una nuova macchina che promette di rivoluzionare gli studi sia di fisica che di chimica, di biologia, di scienza dei materiali. È un super laser a raggi X. Il laser lo conosciamo. Il laser è uno di quegli apparecchi, tipo questo, che posso far vedere, che emette una luce di un solo colore ed è a raggi X. Oh, Lisa, ciao. E benissimo. E la caratteristica di questo laser è che invece che emettere luce emette raggi X, che sono quelli che utilizziamo per le radiografie. Un laser, una macchina di questo tipo, ha la caratteristica di riuscire a investigare, a scoprire le caratteristiche microscopiche della materia. Sì. E lo fa in due maniere straordinarie, cioè come un potentissimo microscopio, ma facendo delle rappresentazioni non come se fossero delle immagini. Ecco, questa qui allora, è una adesso dal, l'animazione. Le immagini, come vedi, vengono raccolte una presso l'altra su una molecola organica, una molecola del nostro corpo che cambia in funzione del tempo. Quindi sono delle immagini, come vediamo, tridimensionali, ma non statiche, bensì dinamiche. Cioè sono come tanti fotogrammi che possono essere montati come se fosse un film. Perfetto, dato che io non ho sentito la prima parte, quella iniziale, l'hai già spiegato come funziona. Adesso un laser. Lo okay, faccio vedere il laser. Allora, che differenza c'è tra un laser, che è un fascio di luce di un certo colore, ed una lampadina dello stesso colore? Se lo posso rappresentare in questa maniera. La luce è fatta di particelle luminose. Sì, grazie a mia nipote sempre. E la luce è fatta di particelle luminose, come ci insegna Einstein. E allora, di solito, la luce è fatta così. Immaginiamo che queste particelle di luce siano dei bambini che stanno dormendo e che si svegliano ad una certa ora per andare a scuola. Come vedi, in questo caso si svegliano tutti quanti indipendentemente uno dall'altro e sono sparpagliati, sono in ordine sparso. Quando arrivano in prossimità della scuola, se c'è un ostacolo e tentano di abbatterlo, da soli non ci riescono. Il laser funziona così invece, ha un'altra modalità. I bambini sempre stanno dormendo, anziché svegliarsi tutti quanti indipendentemente uno dall'altro, c'è uno che sveglia i compagni. Arriva nella prima casa e sveglia i primi due ed insieme procedono. Svegliano altri due ed insieme procedono. Come vedi, in questo caso non vanno in giro disordinatamente, ma procedono tutti quanti compatti fino verso la scuola. Quando arrivano in prossimità della scuola, visto che è un fascio compatto, possono tutti quanti insieme tentare di abbattere l'ostacolo che impediva l'ingresso a scuola, e questo è il motivo per cui questa, che è la luce laser, può consentire anche di essere utilizzata come laser, ad esempio come bisturi per le operazioni chirurgiche, o come una rete, tanto è vero che nell'industria si tagliano le lastre d'acciaio con il laser. Ecco perché funziona così. Io devo dire che quest'uomo mi piace perché riesce a spiegare argomenti così difficili in modo così semplice. 73esimo esperimento riuscito. Io farei un applauso. Grazie a voi. Albertini, per essere stato con noi. Tra poco parleremo di impollinazione, ma soprattutto di allergie, perché adesso iniziano a fiorire tutti gli alberi. Tu sei allergico? Per fortuna no. No, ok, perfetto. TG1, segui.